Da scoprire che nel contratto attuale che noi abbiamo per la pulizia delle città non era previsto, non è previsto lo scerbamento dei marciapiedi. Buonasera, intervengo mio malgrado per una qualche precisazione. In queste ultime giornate ho visto un video del sindaco in carica che ha preso posizione in ordine ad alcuni fatti. Uno tra questi è quello dello scerbamento e ho il ricordo di come lo scerbamento, anche nel periodo in cui mi è stato dato di amministrare la città, ho dovuto confrontarmi con questo annoso problema e ho ben chiaro i contrasti interni ed esterni che abbiamo avuto per cercare di assicurare un servizio che potesse essere dignitoso. In realtà non faccio fatica neanche io a dire che anche nel mio periodo il servizio di scerbamento non era adeguato. Ma quello che mi ha fatto specie vedendo quel video è la dichiarazione del sindaco Micciche. Micciche sostanzialmente dice: cosa vado a scoprire che non è previsto nel contratto di appalto la pulizia dei marciapiedi? Per cui si possono pulire i cigli, sostiene lui, e non si possono pulire i marciapiedi. Allora mi sono posto la domanda: ma forse noi abbiamo letto male il contratto oppure amministravamo in maniera, diciamo, confusa, nel senso che pretendevamo che la ditta facesse quel servizio? E in realtà la ditta non si è mai sottratta ai nostri solleciti nel fare la pulizia anche dei marciapiedi, lo scerbamento dei marciapiedi. Credo che il sindaco Micciche non abbia letto il contratto o comunque gli sia stato suggerito qualcosa, diciamo, di sbagliato e si è prestato inconsapevolmente o consapevolmente, questo lo vede lui, a una dichiarazione che non è supportata, corroborata dal contratto. Tra l'altro, il mio intervento nasce dal fatto che evidentemente quella dichiarazione gettava quasi una luce sinistra sul passato contrattuale. Va detto che intanto di quel contratto noi non abbiamo nessun merito, nel senso che il contratto è stato fatto dal lato rifiuti, da professionisti del lato rifiuti. Ed è un contratto a matrice sostanzialmente unica con circa altri 9 comuni. Quindi il merito di un contratto che io reputo un buon contratto va dato ai professionisti del lato rifiuti. Andiamo a vedere il contratto. Visto che Legambiente in queste ore ha fatto un'operazione verità, andandosi a prendere il contratto e andando a vedere se le cose stavano come le racconta il sindaco Micciche. Articolo 3 del contratto, oggetto dell'appalto e modalità di affidamento. Sarò velocissimo, al punto 3 dell'articolo 3 leggo cosa è previsto. È previsto lo spazzamento, lo svuotamento di cestini e scerpamento da eseguirsi sia manualmente sia con mezzi meccanici delle strade, marciapiedi, piazze ed aree pubbliche, compresi i cimiteri. Io credo che quando si amministra, dopo 8 mesi che si amministra la città, venire a raccontare ai cittadini che lo scerbamento non si può fare perché non è previsto in contratto, diciamo che non mi pare neanche un fatto neppure igienico, perché gettava una luce sinistra quasi su chi c'era stato prima, per cui aveva fatto magari un contratto sbagliato. Io penso che invece le questioni vanno affrontate nella loro complessità. So che non c'è la bacchetta magica, ci siamo anche noi confrontate con la complessità delle questioni, però quando ci siamo confrontati con la complessità delle questioni abbiamo saputo anche accettare le critiche, ma non abbiamo puntato diti o detto cose che non sono vere. Dice Micciche: detesto le bugie, noi ancora di più. E da questo momento io ho deciso di ribattere colpo su colpo, esclusivamente alle bugie, ripeto, bugie, che vengono messe in giro su alcune problematiche di questa amministrazione comunale.